già definito una lezione durissima, il risultato del PD e tutto il resto. Ma ora, tecnicamente, cosa succede? Beh, allora, il Partito Democratico, proprio perché la lezione l'ha presa ed è stata durissima. Troppo tardi, troppo bene, la gente, questo lo valuterà la gente, naturalmente la gente ci massacrerà probabilmente per quello che abbiamo fatto ma faccia così con la testa, d'accordo, signora, lei quindi non si preoccupi che io so perfettamente quello che sto facendo, non sono così matto. Ora, in un momento di estrema debolezza da parte del centro-sinistra, dopo aver preso due sberle alle amministrative, ricordiamo la perdita di Trieste e quella di Pordenone, fare un atto di forza di questo tipo è secondo me deleterio. Io stavo per dire una parolaccia, ma mi contengo perché sono candidato. Mi arrabbio molto. Perché? Perché si dice è la pancia della gente, in questo modo si offende la gente. La pancia della gente è il pensare comune che va non solo affrontato, ma anche rispettato. Se la gente ti dice un qualcosa, vuol dire che quel qualcosa in qualche modo è vero e vuol dire che tu non sei più nei gangli delle persone, non sei più Ecco, cioè in certi populismo non ceti ha sociali. un'accezione necessariamente negativa, no? Bravissimo, Ecco, ci dice la gente, no? Telefonando, chiamandoci, un caso solo l'altro giorno, poi non è se vuole, finito. le faccio quello di mio papà, in No, cui ho fatto 7 ore di pronto soccorso anche l'altro quello è giorno, un quindi dato. non Ecco, se le puoi. dicono che c'è un problema con la sanità, lei cosa dice? Dico Cosa cambia? che c'è, questo è il vero tema Però manca, no? E questo. manca perché? Perché non stiamo accelerando, dobbiamo accelerare la riforma, questa è La parte della riforma, riforma. questa mette l'università fin dentro il territorio, la facoltà di medicina, l'ospedale, il territorio, i medici di famiglia sono un unico sistema che deve funzionare come un unico sistema. La grande forza di questa riforma, che ci vorranno anni probabilmente perché si realizzi, Mauro Travanut, ex PD e ora articolo 1 MDP, non nasconde quella che definisce lui stesso una certa indignazione. Una volta fatto il primo mandato, per poter capire se ha fatto bene, se ovviamente ha valorizzato al massimo la sua regione, si ripresenta, perché non è in alcun modo giustificato, giri la schiena e se ne vada altrove. Non mi faccia parlare del No, passato, parliamo del futuro, che è senz'altro, ma comunque adesso importante, c'è la no? Io resa non dei l'ho fatto conti in del PD, campagna. possiamo dire tutto, dai, Ma che no? vuol dire? Io l'ho fatto in campagna elettorale, quello di metterci la faccia e andare fino in fondo, altri hanno ritenuto che non era il caso, ma non faccia le domande a me, insomma. Sulla sanità, la garanzia vi viene data dal Presidente della Regione. Io sono qua tutti i mesi mi potrete insultare e chiedermi conto di quello che farò sulla riforma della sanità. E non vi prenderò in giro, vi racconterò perché vedete che ci metto sempre la faccia. Che cosa sei? Cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare.